Sei sicuro che quella che ho davanti è proprio la Sardegna? Ehi, dimmi un po', Fogar, cosa vedi verso riva? Esagerata, voglio una vita con questi bei qui. Mamma mia! Vedo un bel 90, 60, 90. Ma cos'è? Dai i numeri all'otto adesso. Ma che numeri dell'otto? È un gommone in difficoltà, popolato da essere femminile. Misure vitali 90, 60, 90. E allora gli ho detto, caro Laguna Blu, ti sei beccato la rosolia. E mi dispiace, io parto da solo. Ti metti con le tue brave bolle davanti al CB. Cosa, scusi? Al CB, il baracchino qui, la radio. Ah. Con una bella carta nautica sulle ginocchia e mi guidi. Vuole sentire? Certo. Vuole sentire? Sì. Senti, pronto? Pronto, Laguna Blu, mi senti? Qui l'invidia. Pronto, mi senti? Pronto, Roger. Sì che ti sento, come è andato il rimorchio? Esatto, gommone rimorchiato. Ma la gallina 90-60-90, com'è che l'è? Mi scusi, c'è la febbre delira, la rosolia fa delirare. Per la precisione, la gallina si chiama Lisa Donnelly ed è un modesto 88-60-88. Deluso? Ci spiace. Mio amico ha sognato questa vacanza tutto l'inverno. Diceva, vedrai Gianni quando andremo in Sardegna. Le donne così, a grappoli, così. Altro che quelle nordiche nebbiose. No. Quelle lì sono belle, mediterranee, solari. Certo, proprio... ma lei sta facendo un'altra gaffa perché io sono di Milano. Ah sì? E io invece sono uno stronzo. Se non passava lei, potevo restare fermo in mezzo al mare chissà fino a quando. Eh sì, lei è stata fortunata. Ma sono stato fortunato anch'io. Senta, ma questo non è il posto barca di Ruscate? Sì, lo conosce? Sì. È il mio principale. Modestamente, quei bei dentoni che vede in bocca la gente li faccio io. Io sono il suo odontotecnico. Lui è andato in vacanza in Grecia e così mi ha lasciato il suo posto bar. Bene. Capirà, 300.000 lire al giorno, ma chi ce le ha? Non so proprio come sdebitarmi. Beh, un modo ci sarebbe. Se le piace il tonno in scatola, i piselli in scatola e la macedonia in scatola, la invito a cena in barca da me. No, non credo che sia il caso. Grazie. Prego. Senta, un modo ci sarebbe. La invito io a cena, va bene? Però okay. Gianni, ci diamo del tu, d'accordo? Allora, una gallina è già nel forno. Beh, quasi. Cacchio, che bella seratina, Gianni. Cena elegante, champagne, un passaggio al club. E poi dopo la cuccetta confortevole nella tua bella barchetta, la tua bella cuccetta comoda. Ragazzi, per favore non mi fate perdere l'estate, eh? Portate fuori immediatamente il rose bianco e tre magnum in ghiaccio. Ma che domande? Don Perignon del 54, no? Tecnologia giapponese. Sono avanti. Ciao, boy. Slowly. Balliamo? Ancora? Ehi, stasera mi sento le scarpette rosse ai piedi. Facciamo due volteggi. E io i piedi rossi nelle scarpette. Grazie, ma preferisco riposarmi un po'. No, no, ok, ok. Ogni tanto riposare non fa male. Sì. Ecco, io mi sento riposata. Balliamo. Di già? Sì. Ma non avevi i piedi gonfi nelle scarpette rosse? Oh, è passato. Ok, ok, balliamo. Quello chi è? Se non lo sei tu. Once upon a night, when you thought you knew me well enough for turning out the light. Andiamo. And you thought to see my face before you, but it would. Cosa ne diresti di fare un salto in barca da te? Dopo. Dopo in barca? Sì. Ma anche prima, andiamo subito, è un'idea fantastica. Ma come fai a avere queste idee così fantastiche? Ok, si va in barca da me, si beve qualcosa. Ciao Roberto, ciao Anna. Ehi, ma dove sei sparita oggi? Ah, scusatemi, ma mi sono ricordata di avere un appuntamento. Allora ho preso il gommone per non disturbarvi. Posso presentarmi? Andiamo a ballare, Lisa, vuoi? Già che ci siamo, potremmo ballare anch'io e te, Io non ballo con chi mi invita, già che ci siamo.